Dai quaderni di Maria Valtorta del 1944, 13 gennaio. Dice Gesù, è detto, Dio, avendo infinitamente amato l'uomo, lo amò sino alla morte. I miei seguaci più veri non sono e non sono stati dissimili dal loro Dio e da lui e dagli uomini. A suo esempio e per sua gloria hanno dato un amore senza misura che va fino alla morte. Ti ho già detto che un unico nome ha la morte di Agnese come quella di Teresa. Amore. Sia che sia la spada o il morbo la causa apparente della morte di queste creature, che seppero amare con quella infinità relativa della creatura, dico così per i cavillatori della parola, che è la copia minore di quella perfetta di Dio, l'agente vero ed unico, è l'amore. Una sola parola andrebbe apposta per epigrafe su questi miei santi, quella che si dice di me, dilexit. Amò. Amò la fanciulla Agnese e la giovane Cecilia. Amò la schiera dei figli di Sinforosa. Amò il tribuno Sebastiano. Amò il diacono Lorenzo. Amò Giulia la schiava. Amò Cassiano maestro. Amò Rufo carpentiere. Amò Lino pontefice. Amò la candida aiuola delle vergini, la tenera prateria dei fanciullini. La soave schiera delle madri, quella virile dei padri, la ferrea corte dei soldati e la sacerdotale teoria dei vescovi, dei pontefici, dei preti, dei diaconi. Amò l'umile e due volte redenta massa degli schiavi. Amò questa mia purpurea corte che mi ha confessato fra i tormenti. E amò in epoche più dolci la moltitudine dei consacrati, dei chiostri e dei cenobi, le vergini di tutti i conventi e gli eroi del mondo che vivendo nel mondo hanno saputo fare dell'amore clausura allo spirito, perché viva amando unicamente il Signore, per il Signore e gli uomini attraverso il Signore. Amo. Questa piccola parola che è più grande dell'universo, perché nella sua brevità racchiude la forza più forza di Dio, la caratteristica più caratteristica di Dio, la potenza più potenza di Dio. Questa parola, il cui suono detto soprannaturalmente, a definizione di una vita vissuta, empie di sé il creato e fa trasalire di ammirazione l'umanità e di giubilo i cieli, è la chiave, è il segreto che apre e che spiega la resistenza, la generosità, la fortezza e l'eroismo di tante e tante creature che per età o per condizione di famiglia o di posizione parevano le meno atte a tanta perfezione eroica. Perché se ancora non fa stupore che Sebastiano, Alessandro, Mario e Spedito possano aver potuto sfidare la morte per il Cristo, così come avevano sfidato la morte per Cesare, fa stupire che delle poco più che fanciulle come Agnese e delle madri amorose abbiano saputo gettare fra i tormenti la vita, accettando per primo tormento di strapparsi all'abbraccio dei parenti e dei figli per amore di me. Ma a generosità umana e sopraumana del martire dell'amore corrisponde generosità divina del Dio amore. Io sono che a questi miei eroi e a tutte le vittime dell'incruento ma lungo e non meno eroico martirio do la forza. Mi faccio io forza in loro.
all'agnella Agnese, come al vegliardo cadente, alla giovane madre come al soldato, al maestro come allo schiavo, e poi nei secoli alla claustrata come allo statista che muore per la fede, alla vittima ignorata come al condottiero di spirito. Io sono che in fondo fortezza. Non cercate in fondo ai loro cuori e sulle loro labbra altra perla ed altro sapore che questo: Gesù. Io, Gesù, sono laddove la santità raggia e la carità si effonde. A mio avviso, pur nella sua brevità, questo è uno dei brani veramente meravigliosi di Gesù, di questi già splendidi quaderni. Di Lexit è il titolo proprio che dovremmo dare, che tradotto in italiano significa amò. Diligo in latino significa amare, dilexi è il perfetto, terza persona singolare. Quindi dilexit equivale al nostro amò. E di questo amore Gesù ha cantato la più grande lode in quella in quell'inciso, che non è un inciso ma è il cuore di questo scritto, dove dice che questa piccola parola nella sua brevità racchiude la forza più forza di Dio, la caratteristica più caratteristica di Dio e la potenza più potenza di Dio. Qual è la caratteristica più caratteristica di Dio? E quindi qual è il tratto caratteristico dei figli di Dio? È l'amore. Ma non ha detto Gesù nel Vangelo: da cosa tutti conosceranno che siete miei discepoli? Se sarete dei grandi predicatori, se farete miracoli nel mio nome, se sarete umilissimi, se avrete una fede tale da trasportare le montagne, avrebbe poi detto San Paolo, da cosa? Se sarete forti come leoni nelle tribolazioni, no. Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Da questo tutti conosceranno che siete miei discepoli. Dove non vediamo l'amore, Dio non c'è. Se c'è una cosa che certamente possiamo affermare del diavolo, è che lui non conosce l'amore, non sa neanche che cosa sia. E quindi siamo sempre molto, molto attenti. E quando parliamo di amore non limitiamoci all'amore del prossimo. Gesù qui parla di grandi santi. Alcuni li conosciamo, altri anch'io ho dei ricordi vaghi, li ricordo dal martirologio, ma non saprei descriverne adesso le gesta del martiro, dovrei andarla a ripassare. Agnese e Cecilia, sì, sono due delle sette martiri nominate dal canone romano. Teresa, qui Gesù dice: ti ho già detto che un unico nome è la morte di Agnese come quella di Teresa, e parla di morbo. Questa è Santa Teresa di Gesù bambino, Santa Teresina, che è morta di malattia di tisia a 24 anni, no? Santa Agnese, preannuncio che l'ascolteremo, se Dio vorrà, forse sabato prossimo, perché questo brano è seguito dalla narrazione bellissima del martirio di Sant'Agnese. Una delle perle degli scritti di Maria Valtorta è che sono raccontate alcune storie di martirio. Sono dei brani molto forti, ma sembra di essere presenti e di vedere quello che è successo. Insomma, il martirio di Sant'Agnese è qualcosa di impressionante nella sua crudezza e violenza, ma anche di straordinariamente edificante. Chi gli era data quella ragazzina la forza di fare quello che ha fatto? L'amore.
L'amore a chi? L'amore a Gesù. Chi ha portato Santa Teresa di Gesù bambina a morire così giovane, insomma, e a desiderare così tanto la morte? L'amore. Gesù ne cita qualcuno qui. Sebastiano, questo è San Sebastiano, celebre soldato romano che morì trafitto dalle frecce dopo aver rinunciato, gli fu tolto, adesso non ricordo, il famoso cingolo militare romano che era un'insegna preziosissima per un soldato. Il diacono San Lorenzo, ecco qui ci sono alcuni nomi che fanno comprendere la varietà delle persone: Giulia la schiava, Cassiano il maestro, Rufo il carpentiere, Lino Pontefice, San Lino è il successore di San Pietro, è il primo successore di San Pietro, il primo vescovo di Roma e quindi Papa dopo l'Apostolo. Poi ce ne sono altri ancora: Sebastiano, Alessandro, Mario, Espedito, questi sono tutti quanti soldati, morti martiri. Viene di nuovo citata Sant'Agnese e, questo è un fatto che deve far pensare, le tante madri, anche alcune narrazioni di questo si trovano negli scritti di Maria Valtorta, che si sono separate dai figli piccoli per essere andate a farsi sbranare dai leoni perché cristiane, non rinnegando la fede neanche per amore di quelle creaturine che sarebbero rimaste orbate dalla presenza della mamma. E poi tutte quante le schiere dei santi, ce n'è per tutti: chiostri, cenobi, vergini, conventi, sacerdoti, vescovi, diaconi, pontefici, soldati, padri, madri, fanciulli, vergini, schiavi. Tutti hanno avuto un minimo denominatore comune. Se si parla di un santo, possiamo tranquillamente scrivere sulla sua epigrafe, dice Gesù, solo una parola: dilexit. Magari sulla nostra tomba si potesse scrivere questa cosa: dilexit. Santa Teresa di Gesù Bambino diceva: la Chiesa c'ha un cuore bruciato dall'amore, l'amore che arde per il suo sposo, ed è in forza di quell'amore che si fa qualunque cosa e che si ama il nostro prossimo. Guai a noi se si spegne l'amore immenso per Gesù. Ecco perché l'amore, oltre che caratteristica, più caratteristica di Dio, è anche la forza più forza di Dio. La forza dell'amore è invincibile. Per amore si fa qualunque cosa. Se noi amiamo, tutto ci sembra leggero. Ho citato anche prima Medjugorje, non vorrei suscitare pensieri malsani in chi ci crede poco, padronissimo di farlo, insomma. Però ricordo bene, tanti anni fa, lessi praticamente tutti i messaggi di Medjugorje. In uno c'erano delle lamentele che venivano poste alla Madonna, perché quasi tutti sanno che la Madonna Medjugorje ha chiesto un gesto ascetico che a noi oggi sembra straordinario, insomma, sì, per carità è impegnativo, ma non è tutta sta gran cosa, insomma, il digiuno a pane e acqua 2 volte alla settimana, no? Dice, ma non ce la faccio, mi viene il mal di testa, mi viene questo, mi viene quell'altro. La Madonna, con la sua bontà e dolcezza, a un certo punto ha detto: ma il problema non è questo. Il problema è che c'è poco amore, perché se tu ami la Madonna veramente, credi che lei chiede questa cosa e ne ha bisogno se la chiede, e ce n'è bisogno anche per te, perché la chiede anche per il tuo bene, ma tu la fai. Quando si ama si fa qualunque cosa. Se non si ama non si fa nulla, ma se si ama si fa qualunque cosa. E infine l'amore è potenza di Dio.
la grande potenza di Dio, la più grande, lui può fare qualunque cosa, ma la più grande potenza di Dio è la più grande potenza nostra, è amare. Dio vince, converte, abbatte i cuori a volte anche più recalcitranti e più induriti, non con la violenza, non con la forza, potrebbe farlo, potrebbe atterrire l'umanità intera in un colpo d'occhio, ma con la potenza dell'amore. Noi da lui dobbiamo imparare. L'arma delle armi è l'amore. Chiediamo a Maria Santissima in questo mese del Rosario, perché la parola di Lexit, la Madonna non c'ha un'epigrafe, perché la Madonna non c'ha la tomba, ma la parola di Lexit deve essere, sarà sicuramente scritta a caratteri d'oro, non lo so, da qualche parte, forse della sua veste del cielo, ma da qualche parte deve stare, perché dopo Gesù la parola di Lexit, così dice per antonomasia Maria Santissima, e da lei speriamo in questo mese tutti di imparare a crescere nell'arte dell'amore.